un'altra giornata memorabile al Santa Croce di Fano, dove uomini e donne in uniforme hanno aderito all'iniziativa con tutte le forze, diciamo sì. Martedì 4 giugno i corridoi del centro trasfusionale sono stati battuti dal passo deciso e consapevole delle forze dell'ordine, che hanno dimostrato ancora una volta spirito di servizio e solidarietà. Agenti, dirigenti e comandanti di Polizia di Stato, Polizia Municipale, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Croce Rossa hanno portato il proprio contributo sociale e umano a chi necessita di sangue e plasma, riaccendendo speranze e compiendo un gesto che può salvare vite altrui. Direi che è una giornata piena di sentimenti, di un grande senso del dovere, di senso civico, e quindi è una giornata molto importante e che avvicina le istituzioni ai cittadini, e quindi siamo molto molto contenti. È stata anche una giornata molto importante come raccolta, perché questi incontri hanno un eco molto ampio e quindi richiamano i donatori a donare. I servitori dello Stato che si sono presentati al nosocomio si sono contraddistinti per i loro valori civici e morali. Ad accoglierli, come sempre, i volontari di Avis Fano insieme al presidente Marco Savelli. Una bellissima risposta, non ce l'aspettavamo per questo Donor Day delle Forze Armate, avvenuto pochissimi giorni dopo la festa della Repubblica, e quindi è stata una festa da parte di tutti coloro che sono arrivati in divisa per riempire il nostro centro trasfusionale e vedere l'importanza, perché sono venuti da tutta la provincia ad arricchire questo bellissimo gesto della solidarietà e del dono, e ancora di più il nostro centro trasfusionale lo ha dimostrato che va difeso, quindi complimenti ancora a chi oggi ha riempito le sacche gialle di plasma e le sacche rosse di sangue. Continuate così, viva le Forze Armate e viva tutti i gruppi.